Porco Dio, come cazzo si... Oh, Stefano sta su, Dio merda, schifoso Dio. Oh, cancaro, Madonna, aspetta, vediamo se si riesce a fare una cosa di questo tipo. Ok, così, umana, comunque, bella raga, adesso... Raga, che cazzo dico? Belli freschi, volevo dire. E adesso parlerò dei film che ho visto a febbraio. Partiamo, Primo ed Hunter, Caruccio... E sto leggendo la Letterboxd come la volta scorsa. E ambientazione abbastanza simile a quella degli Elder Scrolls, Skyrim, quindi Oblivion, Morrowind, quella roba lì. Caruccio, c'è cioè alla fine budget di 30.000 dollari. Il film scorre, dura 1 ora e 10, cioè ci sta, non è niente male. Ha dei limiti, chiaramente, per il budget e tante cose, però ci sta parecchio. Poi abbiamo l'uomo che vende la terra, clamoroso, clamoroso. Clamoroso. Praticamente questo film narra di un uomo che vive da non mi ricordo quanto, 14.000 anni, quanti sono, e ogni 10 anni si sposta di luogo, cioè si sposta di luogo. E prima di andarsene parla con questi suoi amici e per tutto il film sono chiusi perché cioè, l'ambientazione è nel salottino di questa casa qui in campagna. È un po' fuori la casa. È veramente clamoroso perché è solo dialoghi. Cioè, questo è il film per antonomasia. Cioè, se volete fare un film di spessore senza un budget eccessivo, perché qui cosa c'è? La casa, fuori dalla casa e gli attori. Basta, non c'è niente, ci sono effetti, non ci sono cose. È clamoroso perché cioè, tu resti incollato a quello che lui sta narrando perché vuoi che gli altri gli credano, alcuni gli credono, altri no. Poi è il finale, clamoroso spoiler, chiaro, che alla fine tutti se ne vanno, lui dice che era uno scherzo, perché le cose stavano diventando abbastanza tese, e alla fine parla con la tizia che è quella che è innamorata di lui, e lui si presume sia innamorato anche di lei, parla così con lei, e c'è dietro il tizio, che è quello che gli dava più, quello più ostico nel credere a questa cosa, che gli vede un infarto, perché scopre che lui in realtà è suo padre. Porca puttana, che plot twist clamoroso. Veramente, e poi muore il tizio con l'infarto. Dispiace tantissimo. Clamoroso, clamoroso. Poi abbiamo, vabbè, Euforia, il film su. Il nome non mi ricordo, della puttanella bionda giù. Cazzo, mi ricordo il suo nome. Vabbè, comunque avete capito. Poi abbiamo A Bay of Blood del grandissimo Mario Bava. Bella Mina, anche questo molto, molto interessante. Bad Tales, favolacce dei fratelli di Innocenzo, l'ho anche detto in un pezzo, fa cagare, è una merda, è una merda, cioè non merda come per dire merda, può essere 17, o altri film del cazzo, però fa schifo, cioè oltre ai prodotti del cazzo in generale, qualsiasi cosa, ma fa schifo, cioè questo non è cinema italiano, non è che se tu, cioè questo qua secondo me ha visto troppo Gaspar Noè, questi coglioni ha visto troppo Gaspar Noè, perché in Climax di Gaspar Noè, Climax, vabbè, cioè, vedi lo squallore, lo squallidume, non si può dire squallidume, vabbè, squallore. Ok? Va bene, lo vedi, ci sta. E però qui, cioè, vedi lo squallore della Roma, dei quartieri bassi di Roma, ma fa cagare, cioè, non è che se metti quartiere basso, i padri che picchiano i figli, violenze domestiche, violenza gratuita, scene di merda, diventa un bel film. Non è un film crudo, è un film di merda, punto, vaffanculo. Poi abbiamo Blood and Black Lace, che è sempre del grandissimo Bava, se non erro, scusatemi. Che sì, che è appunto Sei donne per l'assassino, che è molto interessante pure questo. L'ho forse preferito a Baia di Sangue, è molto bello. Poi abbiamo Weekend di Godard, molto bello, divertentissimo, dall'inizio alla fine. Mi ha divertito, mi ha intrattenuto, molto bello, bellissimo, guardatelo. Poi abbiamo What We Become, che è praticamente un film danese, mi pare, e su un virus, contagion, no, cos'era? Infection, una roba, il titolo inglese, comunque, no, titolo inglese, il titolo originale, scusate, questo è quello inglese, fa cagare, cioè è abbastanza, è un film distopico su un virus gestito abbastanza male, cioè comunque film distopici a me piacciono, quindi per quello... Qui gli ho dato 2 stelle e mezzo invece che 2, però comunque abbastanza mediocre. Poi ho rivisto un film clamoroso che è Mad Max Fury Road,
mi ripeterò fino alla morte che è il migliore action degli anni 2000 e nella top 3 dei miei film degli anni 2000 preferiti. Ed è uno dei miei film preferiti. No, cazzata, il mio film preferito degli anni 2000. Va, andate a fanculo. Poi Il ritorno del Mostrapalooza, diretto da Swamp Thing, clamoroso. Cioè, raggiunge un livello di trash che è talmente clamoroso da... Infatti gli ho dato 5 stelle perché è perfetto. Cioè, se tu vuoi vedere un film che non ha senso, con degli effetti ridicoli, interpretazioni ridicole, storia ridicola, però che ti diverte, guardi questo perché è perfetto. Poi abbiamo Gacy, film su John Wayne Gacy, Killer Clown, abbastanza mediocre. Cioè, anzi, direi anche bruttino, gestito male, interpretato normale, e la narrazione lascia desiderare in molte parti. I cornetti mi sono entrati in casa di nuovo. Poi abbiamo I Ladri, debutto di Lucio Fulci con il grandissimo Totò, molto interessante. C'è cioè una narrazione abbastanza semplice, ma comunque non è niente di che. Cioè, non è niente di esagerato. Cioè, bello, però niente di esagerato. Buon debutto, comunque si può dire. Poi abbiamo The Guilty, Il Colpevole. Questo è clamoroso. Altro film clamoroso che è praticamente monolocation, cioè no, praticamente è monolocation perché c'è letteralmente il protagonista che è in una stanza che lavora praticamente al centro di pronto intervento. Sempre, e anche questo mi sembra sia danese o comunque di qualche paese della Scandinavia. Molto bello anche questo, anzi incredibile. Cioè, perché alla fine lui sta al telefono con questa donna che sembra che sia stata rapita dal marito. Cioè, sembra che sia stata rapita dal marito e che il marito abbia appunto ucciso un figlio. E poi si scopre che in realtà il marito voleva solo ricoverarla, portarla in psichiatria e ricoverarla perché è lei che ha ucciso il figlio e poi alla fine si sta per uccidersi lei e si butta. Madonna, clamoroso, clamoroso, l'attore è bravissimo, il sfugge non è bravissimo. Poi You Were Never Really Here con Joaquin Phoenix, vabbè, è un film comunque, un revenge movie abbastanza normale, c'è prende ispirazione da Taken, da comunque altri revenge movie del passato, ci sta, molto godibile, carino, scene d'azione belle. Poi abbiamo The Vast of Night, che è il titolo italiano, non me lo ricordo, è L'immensità della notte, ecco, molto bello anche questo, e scusate. Dicevo, molto bello anche questo, e praticamente la trama coinvolge questa ragazzina, questo ragazzo, cioè ragazzo, vabbè, possiamo dire anche uomo perché comunque era abbastanza avanti con gli anni, e conducono una trasmissione radiofonica, e poi uno chiama per dire, cioè poi ci sono dei rumori strani, gente che parlano con delle persone che dicono che c'erano degli esperimenti segreti, UFO, cose di questo genere, molto interessante, molto molto interessante, guardatevelo, anche il finale, bella bomba. Poi abbiamo The Lady Vanishes, la signora scompare, di Hitchcock, uno dei primi film di Hitchcock, è uno dei più underrated perché comunque è comunque molto bello, si svolge quasi tutto, c'è cioè tutto tra una specie di ostello e un treno, molto bello. Guardatevelo, veramente bello, del 38. Poi abbiamo Chemical Arts del 2020 con Lili Reinhardt e l'altro tizio che non mi ricordo chi cazzo è. Boh, classica storia d'amore tra una ragazzina sad, cioè che ha subito un lutto, cioè cazzatina, cioè alla fine. Un po' di Bex di John Carpenter insieme a Toby Hooper, gran bel film, uno dei primi di entrambi. Bomba. No, forse no, cazzata, forse non è tra i primi di Toby Hooper, però tra i primi di Carpenter. Cioè, ma che cazzo dico tra i primi di Carpenter? Ma sono idiota che la cosa è dell'82, 10 anni prima. Comunque bel film. Oh, ma sti cornetti, porco Dio. Poi abbiamo Malcolm Marie di Levinson, stesso regista di Euphoria. Incredibile, anche questo mi è piaciuto veramente un casino. Abbiamo John David Washington, l'attore principale, cioè il protagonista di Tenet, e Zendaya, che sono entrambi clamorosi. La trama non si può sintetizzare, cioè perché alla fine sono loro che si urlano addosso. Ma potrebbe sembrare una cazzatina, ma è clamoroso perché cioè, i dialoghi e le interpretazioni fanno tutto. Ammira tutto in una casa. È assurdo! Guardatevelo, cioè assurdo esagerato, è bellissimo però.
Abbiamo Uccellini, Uccellacci di Pasolini, molto divertente, interessante, posso dire anche fa riflettere, si può dire, molto bello, guardate. Poi abbiamo Galveston, film sulla mafia, cioè sulla mafia, questo tizio che va per la mafia, è stato incastrato, poi scappa con una donna e una bambina, la donna viene uccisa, e poi c'è il finale, di nuovo Lili Reinhart, anche qui, che si scopre che alla fine, che era bambina, è andato a trovare questo tizio dopo che si è fatto il carcere e ha chiesto di sua madre. Vabbè, film abbastanza mito, godibile comunque. Come vivo adesso, un film del cazzo, un po' distopico, non si capisce niente, c'è la narrazione abbastanza frammentata, i personaggi ci possono stare ma non so niente di che, cioè ci sta comunque, non è bruttissimo, però ha tanti limiti, c'ha tanti difetti. Abbiamo Comizi d'amore, bello, sempre di Pasolini, cioè interessante comunque, cioè tocca anche degli argomenti a livello sociologico, cioè sociologico, cazzo dico, sì forse sì, vabbè sono ubriaco, e poi abbiamo L'odore della notte, clamoroso, clamoroso, non dico niente su questo film, troppo clamoroso per parlarne, True Story, vabbè. Jonah Hill, James Franco, sempre insieme. Praticamente Jonah Hill è uno scrittore, James Franco è un assassino che vuole scrivere la sua storia. Poi ci sono fraintendimenti di qua e di là, non si sa chi dice la verità. Vabbè, bellino, cioè bellino, ci sta, niente di che. Poi abbiamo Rabid Dogs, che è Cani arrabbiati di Bava, molto bello. Si svolge principalmente in un'auto e qualche location qua e là, però rimane comunque una gran bella mina. Complimenti a Mario Bava e anche a chi ovviamente hai Dio porco di attori. Poi abbiamo Deep Star Six, cos'è che tipo è il mostro dei mari, che cazzo è veramente, è proprio a metà tra l'essere un film trash bruttissimo, un film trash leggendario, e quindi è bellissimo, guardatevelo. Poi Rewatch di Alien, pauroso, La mappa delle piccole cose perfette, sì sembra il classico titolo, film strappalacrime, cazzatine, ma in realtà è anche abbastanza interessante, c'è questi due, una ragazza e un ragazzo che sono bloccati in un loop temporale, lei non vuole uscire perché se esce sua madre muore, lui che vuole uscire per vivere la sua vita, interessante, niente male, potete guardarlo tranquillamente. Georgetown, primo film alla regia di Christopher Waltz che interpreta anche il protagonista, beh questo film ha delle idee interessanti però non sono sviluppate troppo bene, infatti si salva con la sua interpretazione, comunque una regia che non fa cagare, però la narrazione lascia desiderare in diverse parti. Abbiamo The Believer, film che si può accostare magari ad American History X, anche se ci sono delle nette differenze, e molto bello, veramente molto bello, il finale interessante, anche lo stile di regia è molto, molto interessante, perché non saprei spiegarlo in termini tecnici, però comunque se avete visto il film sapete che è diverso dal solito. Poi La notte ha divorato il mondo, film sugli zombie, possiamo definire zombie, noi chiamano zombie, e protagonista abbastanza bravo, sì, boh, è un film distopico fatto a basso budget, giusto per dire abbiamo fatto questo film, non un film memorabile, un film che ci sta, cioè tipo tanti film che ho visto sto mese sono film che dici ci stanno, cioè non li rivedrei, non li consiglierei, però comunque non erano neanche così brutti. Poi abbiamo Delai, la bugia. Questa è una stronzata, clamo. Scusate. Osti cornetti, porco Dio. Cornetti, basta. Questa è una stronzata clamorosa. Cioè, eventi su eventi che non hanno un senso logico, sono un volo pindarico tra cazzate di qua e di là, fa schifo. È una stronzata clamorosa, è recitata di merda, è scritta di merda, è girata, vabbè, normale. Non ha senso niente di quello che succede, andate a fanculo, sto film è una merda. Abbiamo Blue Ruin, molto bello, altro revenge movie più interessante di quello con Joaquin Phoenix, per quanto Joaquin Phoenix è un grandissimo attore. Anche questo molto bello, guardatevelo. È interessante, molto sanguinoso, cruento, però molto bello anche. Poi abbiamo The Inglourious Basterds, ovviamente non quello di Tarantino, ma l'originale da cui è tratto, quindi è quel maledetto treno, mi sembra, e molto bello anche questo, chiaramente non a livello di quello di Tarantino, però interessante, di Castellari, non ho visto altri film suoi, però
però questo qua di sto livello me li vedrò perché questo qua è molto bello, molto cioè divertente, godibile, la regia comunque per essere il 78 è molto buona e tutto. Sono un idiota del cazzo, sono un idiota del cazzo, va bene, i primi due film erano di marzo, va bene, quello di marzo. Ricordatevi che ho già parlato dei primi due film perché sono un coglione di merda. Dio bastardo, porco dio, 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 porco dio.